Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo di... Ho avuto la possibilità di vedere gli 8 episodi in anteprima grazie a Netflix, che me li ha dati qualche settimana fa. Avrei potuto parlare della serie già il 22 di questo mese, ma ho deciso di parlarne oggi, sia perché uscirà effettivamente domani sulla piattaforma, ma anche perché non ho potuto letteralmente mettermi davanti alla camera per registrare. Ma bando alle ciance e iniziamo subito a parlare di questi 8 episodi di Berlino. Però magari come sempre vi notifico che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, X, Letterboxd e il nuovo Threads, ma c'è anche il link di Pumpling, dove potete acquistare la t-shirt che indosso oggi, veramente stupenda. Passiamo a parlare della serie. Naturalmente la recensione di oggi sarà completamente senza spoiler, non ci sarà la solita divisione perché appunto gli 8 episodi non sono ancora usciti, e come primissima cosa vorrei parlare della mia esperienza con l'entità La Casa di Carta, proprio entità, è un'entità a parte. Ho visto interamente la serie madre, appunto La Casa di Carta, La Casa de Papel in originale, e il mio pensiero a riguardo è cambiato con il tempo, sia perché le prime due stagioni mi erano piaciute tanto, ma ero anche un'altra persona quando le ho viste, e in qualche modo vorrei mantenere più o meno quello stesso pensiero perché per me La Casa di Carta finisce con la seconda stagione, che poi in realtà sarebbe la prima e unica che poi è stata divisa su Netflix, ma vabbè, e quello che c'è dopo per me non esiste assolutamente. Ora, possibilmente riguardando anche la prima e la seconda stagione troverei tantissimi problemi, ma non voglio farlo proprio per questo, perché ho una sorta di pensiero positivo a riguardo, anche per il momento in cui l'ho vista, il contesto è anche importante in questi casi, e va bene assolutamente così. Perché hanno deciso di portare avanti la storia, o meglio non la storia, il brand, con delle serie spin-off? Beh, perché i soldi sono belli e Netflix lo sa. Iniziando naturalmente con il personaggio probabilmente più amato di tutta la serie, che è tra l'altro morto a fine seconda stagione. Ora, spoiler, vabbè, non penso sia spoiler dire che Berlino muore quando finisce La Casa di Carta, ma oltre a portarselo avanti anche dopo la stessa morte nella stessa serie madre, così, dedichiamogli una serie prequel intera. C'è da dire naturalmente che non attendevo per niente questo spin-off, però eccoci qui a parlarne. E probabilmente vi stupirà sentirmelo dire, ma non è una serie così terribile. Certo, è totalmente senza senso, il personaggio viene chiamato Berlino, anche se i nomi di città sono stati scelti nel momento della rapina nella Casa di Carta, e questa serie è ambientata anni prima di quella cosa. Almeno, credo sia così, non ricordo se il personaggio di Andres, appunto, questo Berlino, si facesse chiamare già Berlino prima, ma non credo perché appunto i nomi di città sono stati scelti casualmente. E questa cosa è già un problema di continuità, perché tutti i personaggi di questa serie si riferiscono al personaggio con il nome di Berlino. Totalmente no sense. Ma tralasciando questo e tralasciando qualche problema a livello tecnico, ci sono stati alcuni scavalcamenti di campo che mi hanno dato molto fastidio, e alcune ingenuità magari nella scrittura di qualche idea, ripeto che la serie non è così malaccio, almeno non quanto le ultime stagioni della Casa di Carta. Ho deciso di vederla un po' come se fosse una cosa a parte, perché alla fine quello è, ci sono pochissimi se non proprio nessun riferimento a quello che si vedrà dopo, se non appunto l'anacronistico nome Berlino, e i personaggi, a parte lui, sono tutti completamente nuovi, anche se vorrei mettere pure lui nei personaggi nuovi, dato che ha una caratterizzazione diversa da quella che poi si è vista che si è già vista nella serie originale. Sembra una cosa a parte, se non qualche piccolo riferimento, qualche piccola comparsa, non posso dire di chi naturalmente, ma erano ovvie quelle cose. Però sembra a tutti gli effetti un altro prodotto sulle rapine che ha avuto stampato sulla locandina il nome Berlino per fare più soldi. Adesso, non ricordo totalmente le vicende della Casa di Carta, fortunatamente potrei anche dire, ma a livello di tempistiche forse questa serie è stata posizionata lì un po' a caso. Non mi pare venga detto il periodo di ambientazione, ma viste alcune comparse, viste alcuni racconti, credo non sia così tanto lontana dalla Casa di Carta che avremmo visto in quell'universo da lì a poco. Al massimo saranno 5, 6, 7 anni, chi lo sa. Non credo assolutamente più di 10, questo no. E beh, alcune cose con le date non coincidono per nulla, e non sto parlando solo del nome. Per stringere, oh, se comunque Netflix è stata obbligata da qualcuno con la pistola alla tempia di scrivere una serie spin-off sulla Casa di Carta, beh, sono contento che l'occhio di bue sia stato puntato su Berlino, che è effettivamente l'unico personaggio che potrebbe salvarsi anche nelle ultime stagioni della serie, nonostante la sua continua comparsa perché è appunto quello più amato, ed è anche sostanzialmente quello interpretato meglio tra tutti. Non è che ci sia chissà che grande cast, ma Pedro Alonso, se non sbaglio si chiama così l'attore, spicca tra tutti. Anche se qui effettivamente troviamo un altro Berlino, è un altro personaggio, con forse qualche piccolissima caratteristica, se vogliamo darla buona, del Berlino della Casa di Carta. Tirando le somme potrei anche dire che è una serie che mi ha convinto in parte perché mi aspettavo molto di peggio,
e invece ho trovato semplicemente una serie normale con alcuni difetti, più di alcuni se vogliamo collegarla appunto alla serie madre. E sì, sembra una barzelletta, ma credo non sia così perché il finale è in qualche modo aperto. Non totalmente, la vicenda principale viene chiusa qui, quindi se la serie dovesse andare male, e non andrà assolutamente male, questo è sicuro, si potrebbe pur finire con questa prima stagione. Ma siccome andrà bene perché il brand della casa di carta, nonostante il tempo, nonostante sia andato un po' fuori moda, attira ancora, aspettatevi l'annuncio di una seconda stagione a distanza forse di 2 settimane massimo dall'uscita di questa, quindi domani. E per la gioia di tutti credo che arriveranno anche altri spin-off, non solo dalla casa di carta ma anche degli spin-off tratti da questo Berlino. Arriveremo palesemente al DSU, da lì Serial Universe.